La mancanza di personale tra i reparti dei carabinieri in Molise è una problematica che si riflette negli interventi sul territorio. In special modo nel comparto della forestale ci sono pochi uomini a disposizione per far fronte alle emergenze. Una su tutte è quella degli incendi. Si è parlato di questo al primo congresso regionale di Pianeta Sindacale Carabinieri, un incontro che si è svolto a Castelpetroso, in cui è stato eletto il segretario regionale dell'associazione. Dopo 2 anni di percorso di coordinamento, adesso andiamo a ufficializzare con un'assemblea democratica l'elezione del Consiglio regionale, i dirigenti del Molise che andranno a essere riferimento di tutti i carabinieri per la tutela, per il riferimento sull'assistenza e per tutto quello che oggi i carabinieri devono fare e continuare a fare come riferimento dei cittadini per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il personale dell'arma rischia di lavorare sotto stress a causa della scarsità di risorse umane. L'appello che viene lanciato all'incontro in provincia di Isernia è affinché si destinino maggiori unità al territorio molisano. Lo stress che deriva dalla mancanza di personale, che oggi è una problematica che affligge l'Italia, e quindi i colleghi soffrono questo stress, ma noi siamo qui ad aiutarli anche con l'aiuto psicologico. Stiamo lavorando per venire incontro alle esigenze dei colleghi, e il nostro sindacato si occupa a 360 gradi, va incontro alle esigenze del personale, quindi sia a livello personale che a livello logistico, amministrativo, di tutti i carabinieri della regione Molise. La forestale qui che ha la sua importanza, e quindi non vorrei essere ripetitivo, ma il personale potrebbe essere il primo vero punto su cui battere per poter dare un sostegno ai cittadini che si aspettano da noi. L'estate con gli incendi, specialmente nella zona costiera del Molise, abbiamo delle problematiche veramente, veramente importanti. Il personale non riesce a sopperire da solo a quelli che sono, la popolazione insomma lo vede, e fare la repertazione, insomma siamo una specialità molto tecnica che ha bisogno di competenze e di personale. Comprendete che se sull'area di Termoli ci sono 150 incendi, ci vogliono persone che danno una mano.